Che posso fare per lei? Lei è il direttore della sorveglianza? Sì, e lei chi è? Mi chiamo Rafferty, sono ispettore capo delle dogane degli Stati Uniti. È già stata stoganata tutta questa roba? No, è tutta merce da controllare. D'accordo, amico, allora risponda a questa domanda. Le sembra una cosa possibile che uno come me riesca a entrare in un deposito come questo, scavalcando una rete, e venga poi lasciato libero di curiosare senza che nessuno gli chieda nemmeno i documenti? Beh, direi proprio di no. Invece è successo 10 minuti fa, direttore. Datemi i vostri numeri di matricola. Qualcuno di voi perderà il posto stasera. Questo furbacchione mi ha persino dato un fiammifero. Cosa? Gli hai dato anche un fiammifero? Ehi, voi due, statemi bene a sentire. Sono anni che faccio questi controlli e li faccio in tutto il paese. E vi posso dire che, a parte Cleveland, questo deposito è il posto più insicuro di tutti gli Stati Uniti d'America. Chiaro? Vi conviene avvisare le vostre mogli, perché passeremo qui tutta la notte. Controlleremo la provenienza, la destinazione e il contenuto di ogni cassa di questo settore, a cominciare da quella su cui sono seduto.